La Juve perde bene, ammesso che sia possibile perdere bene, che non sia un ossimoro, ma a volte nel calcio può succedere, perde bene ma rimane in una situazione molto grave, a mio avviso, per quanto riguarda il futuro immediato e soprattutto prossimo. Perché dico questo? Perché la Juventus gioca una partita contro il Napoli eccellente, sbaglia tanti gol, Vlahovic un disastro, Vlahovic è questo tipo di giocatore, un giocatore che spesso e volentieri fa il gol che non ti aspetti e poi magari sbaglia il gol che sembra essere invece più facile. Certamente con un Vlahovic in condizioni normali la Juventus avrebbe potuto vincere 5-2. Invece perde una partita in cui ha avuto 7 nitide palle gol contro 3 del Napoli, regala un calcio di rigore e verrebbe da dire che in questa situazione la nota è quasi positiva. Perché è quasi positiva? Perché ormai purtroppo la Juventus non può più ambire a vincere lo scudetto, è assolutamente sicura della zona Champions e quindi anche una sconfitta, laddove magari invece un pareggio, una sconfitta in un testa a testa con l'Inter sarebbe stata devastante, una sconfitta giocando bene e ritrovando qualche meccanismo potrebbe essere salutata con piacere, ma così non è, e così non è a mio avviso per la situazione in cui si è ficcato il suo allenatore Massimiliano Allegri. Allora, Allegri ha fatto dire al suo procuratore Giovanni Branchini che con la compagine societaria della Juve ti puoi aspettare di tutto. Ecco, è una frase molto grave. Io credo che sia una frase dal senso sfuggita, come si dice a Branchini, perché se fosse stata studiata sarebbe ancora più grave, ma rimane il fatto che il tema del rinnovo, o meglio, della prosecuzione del contratto di Allegri sta in qualche modo destabilizzando l'ambiente. E questo è solo colpa di Allegri e in questo caso del suo procuratore Giovanni Branchini. Vediamo perché. Noi siamo di fronte a due allenatori che hanno situazioni analoghe, vale a dire Pioli e Allegri. Pioli e Allegri non stanno riscuotendo il consenso della maggior parte dei tifosi del Milan e della Juve. Questo succede sempre, pensate a Inzaghi l'anno scorso, la maggior parte dei tifosi dell'Inter lo voleva mandare via. Però c'è una grande diversità tra Pioli e Allegri. Le premesse sono analoghe, il Milan fa una squadra con un monte ingaggi basso, cede un giocatore fondamentale come Tonali, prende dei calciatori stranieri che devono essere messi insieme, piuttosto giovani, insomma c'è un percorso non facile. Chiedere al Milan di vincere lo scudetto sarebbe stato esagerato e sbagliato. Quello che dice Cardinale è fuori luogo. Era evidente che il Milan poteva ambire a fare una bella stagione, magari a perdere meno contatto con l'Inter come ha perso, ma quella era la dimensione. Anche la Juventus di Allegri è più o meno nella stessa situazione, cioè fa un mercato quasi nullo, compra soltanto UEA, vede partire dei giocatori comunque che sembravano essere ancora pronti, come Di Maria, insomma altri che vengono girati in giro, insomma è una squadra che fa un mercato molto deludente la Juventus. Ecco, chiedere alla Juventus di vincere il campionato probabilmente sarebbe stato troppo. Ora, nella Juventus nessuno ha detto di non essere soddisfatto di Allegri. Mentre nel Milan c'è stato Cardinale che pochi giorni fa ha detto non va bene, devo cambiare, io voglio essere primo, essere terzo non mi piace, ci sono troppi infortuni. Ecco, Pioli di fronte a questo che è sembrata una delegittimazione a tutti del suo ruolo, si presenta in sala stampa e dice ma io devo andare avanti, devo cercare di fare il meglio, insomma rasserena l'ambiente. Allegri invece continua a fare battute sul suo futuro, se vogliono che resti, devo parlare con la società, non ho parlato con la società, e poi manda avanti il suo procuratore, il quale dice la società deve essere più che contenta di quello che ha fatto finora Allegri e se non dovesse restare non mi stupirei perché con quella compagine societaria ti puoi aspettare di tutto, come se fosse una specie di armata Brancaleone. Ecco, e Allegri col suo procuratore che ha acceso le polveri di questa polemica e non si capisce perché. Cioè Allegri, non dobbiamo dimenticarlo, è arrivato al suo terzo anno alla Juventus, non ha vinto nulla, non ha espresso un gioco particolarmente brillante, ha costretto la Juventus a una serie di operazioni per vincere subito che si sono rivelate pesantemente sbagliate, Pogba e Di Maria, tanto per fare due nomi, ma potremmo dire anche Paredes, e malgrado questo, anziché sentirsi in qualche modo responsabile del fatto che la Juve con la sua gestione
non abbia vinto nulla per la prima volta, perché non dimentichiamo che comunque, per esempio, Pirlo aveva vinto la Coppa Italia, Sarri aveva vinto il campionato e si era presentato Allegri convinto di fare meglio di Pirlo, anziché prendere atto di questo, sembra essere piccato perché la Juventus non lo convoca per rinnovare il contratto. Ora, la domanda diventa, ma perché dovrebbe farlo la Juventus? Cioè, è evidente che se Allegri dovesse finire la stagione vincendo la Coppa Italia, usciamo dalla filosofia, veniamo alla pratica, se la Juventus di Allegri vince la Coppa Italia e arriva seconda in campionato, è più che ragionevole dire, bene, siamo tornati a vincere la Coppa Italia, siamo arrivati secondi in campionato, è ancora un anno di contratto, facci vedere che cosa fai quest'anno. Così come è evidente che se la Juventus non dovesse vincere la Coppa Italia e dovesse magari finire al terzo posto, mantenere Allegri sarebbe folle. Quindi è del tutto logico che la Juventus in questo momento aspetti di vedere che cosa succede. Ha Allegri una squadra sufficiente per vincere la Coppa Italia? Assolutamente sì, sono usciti i competitor più pericolosi, l'Inter e il Milan. Quindi che vincesse la Coppa Italia, che finisse bene il campionato senza fare polemiche, senza tirare in ballo una compagine societaria dalla quale ti puoi aspettare di tutto. È una frase offensiva di cui Allegri in qualche modo deve rispondere, e con lui il suo procuratore. Eppure, anche interrogato dopo questa dichiarazione devastante che è stata rilasciata a Radio DJ, a Caressa e Zazzaroni, e Allegri se la cava dicendo, chiedete a loro. Ma cosa vuol dire chiedete a loro? Io non ho mai visto, francamente, un allenatore con contratto da 9 milioni di euro, 7 più 2, quadriennale, che arriva al terzo anno con il fondato rischio, perché purtroppo questo è, di non vincere nulla per il terzo anno consecutivo, che anziché fare autocritica o comunque avere una dose di umiltà necessaria in una situazione di questo genere, con una contestazione strisciante, neanche tanto strisciante da parte di tanti tifosi, si permette di dire il problema, se non mi confermano, è che c'è una compagine societaria un po' folle dalla quale ti puoi aspettare di tutto. No, gli unici da cui ci si può aspettare qualcosa sono Allegri e il suo procuratore, che devono riconoscere di non aver fatto quello che potevano e dovevano fare in base al contratto che hanno avuto, in base anche alle squadre che hanno allenato, perché non dimentichiamo, ripetiamo, che la Juventus comunque, quando viene presa in consegna da Allegri, è una squadra che è arrivata quarta, considerato un fallimento, ma che comunque ha vinto la Coppa Italia, è una squadra che è stata comunque ricostruita seguendo le direttrici di Allegri, una squadra che prende il miglior centravanti sbagliando, sicuramente si può dire adesso dopo 2 anni e mezzo, quella cifra, quello stipendio, ma comunque il miglior centravanti che c'era in circolazione, che ha accontentato Allegri con giocatori come Locatelli e compagnia cantante. Ebbene, insomma, dire se non mi confermano è perché sono un po' matti alla Juventus è una cosa intanto offensiva nei confronti della Juventus e, permettetemi di dire, anche gravemente ingiusta nei confronti dei tifosi, i quali non chiedevano di vincere la Champions League, chiedevano magari di non uscire in maniera umiliante come è uscita l'anno scorso la Juventus già ai gironi, chiedevano quest'anno di vedere qualcosa in più da una squadra comunque che ha tanti calciatori importanti, anche se non è la miglior squadra, questo l'abbiamo capito, che non è la miglior squadra del campionato, ma che senza coppe avrebbe avuto il dovere di staccarsi un po' di meno dall'Inter, come invece è successo ultimamente. Quindi un bel bagno di umiltà servirebbe innanzitutto ad Allegri per finire questa stagione con la possibilità ancora di chiuderla bene, di poter dire, malgrado tutto sono arrivato secondo, ho avuto anche la capacità di vincere la Coppa Italia, se mi mandate via siete un po' matti, ma dirlo adesso è inopportuno e offensivo. Grazie.